tutte le esperienze hanno delle cose buone, ottime, che funzionano benissimo, e tutte le esperienze hanno dei limiti e delle povertà, grazie a Dio. E questo perché ci riporta ad una umanità dei rapporti, ad una umanità delle accoglienze, e a considerare una cosa forse banale, ma noi riteniamo essenziale, che queste sono persone. E lo dico spesso che questa forma di accoglienza che noi facciamo, ma che tantissimi fanno in Italia, nella nostra esperienza, prima di essere qualcosa che fa bene a questi ragazzi, prima di essere un servizio importante, significativo alla nazione Italia, prima di dare all'Italia e alle prefetture e ai nostri territori una veste di legale accoglienza e umanità, è un qualcosa che fa bene a noi. Fa bene a noi perché ci permette di entrare con le nostre vite, con le nostre storie, dentro a il dramma delle migrazioni. Io ricordo le prime storie, a proposito di C3, di questi modelli, quindi quando si prepara la domanda per la richiesta di asilo politico, noi incontriamo i ragazzi per un'ora, un'ora e mezza, e in inglese e in francese, ascoltiamo le loro storie, dall'inizio, da casa loro all'Italia, e ricordo la sensazione di come parole tipo Boko Haram, e Jihad, Siria e conflitti e ci diventavano talmente familiari che noi avevamo e abbiamo la sensazione che mentre facciamo accoglienza e cerchiamo di farla nel modo migliore che riusciamo, e abbiamo la sensazione di essere dentro la storia. Allora, per noi fare accoglienza è il nostro esserci dentro la storia, per cui i primi beneficiari non sono i ragazzi, non sono le persone che arrivano, ma io ve lo assicuro, siamo noi, sono i nostri operatori, i nostri assistenti sociali, i nostri educatori, i nostri psicologi, i nostri volontari, le persone che ruotano attorno alle nostre strutture. E poi la sensazione che io spesso ho nel vivere le accoglienze è che, grazie a Dio, ci sono, c'è l'esperienza dei profughi e dei richiedenti asilo, perché hanno una funzione che è altamente profetica. Ci permettono di smascherare un atteggiamento che è altamente ipocrita e che spesso noi e tante persone abbiamo. Che è tanto bello parlare dei poveri, è tanto bello parlare dei miseri e della povertà e di riempirci la bocca di fraternità, di accoglienza, di amicizie, di porte aperte, ma è tanto facile farlo quando ci riferiamo all'Africa. Quando questi entrano a casa nostra, questi danno fastidio, questi irritano, questi sono pesanti da sopportare. E lo diciamo noi che dalle 7 di mattina alle 9, 10, 11 di sera ci siamo lì. Perché i nostri politici parlano dei migranti probabilmente senza mai averli visti, o visitando i centri, va bene, giusto il tempo di fare 6-3 foto all'interno dei centri di accoglienza. Ma vi assicuro che la pesantezza fisica e psicologica di sostenere una comunità di accoglienza è di una devastazione incredibile. È devastante ascoltare per ore racconti di ragazze stuprate in Sudan e in Libia. È devastante ascoltare per ore racconti di persone che, per fortuna, per sorte, sono vivi loro e i loro amici uccisi, o perché sgozzate dalle milizie che sono passate e che sono entrate nella casa del loro vicino di casa e non nella loro, o perché la polizia libica quella mattina è andata a destra invece che andare a sinistra, per cui si sono salvati. E ascoltando queste storie, i nostri ragazzi spesso si sentono in colpa, perché io sono rimasto vivo e il mio vicino di casa è stato ucciso. Io mi sento in colpa perché io sono vivo e mio fratello al mercato di Benin City
E quando è arrivato Boko Haram e ha buttato queste quattro bombe, loro sono saltati per aria e sono morti. E io sono rimasto vivo. Io mi sento in colpa perché nello stupro numero 250 che ho subito in Libia, la mia cugina è morta e io sono rimasta viva. Oppure io mi sento in colpa perché quando è arrivato Boko Haram e ha rapito le 200 studentesse, ha ucciso mio marito e le mie due figlie, non ha ucciso anche me. Questi sono i rifugiati, questi sono i migranti, queste sono le persone che richiedono protezione internazionale. Perché anche chi non scappa da questi drammi, ma scappa dalla fame, non è forse un diritto sufficiente cercare un futuro migliore? E mi sento in colpa perché non c'ho qualcuno che ammazza i miei vicini di casa, ma c'ho solamente la fame e la siccità per cui sono costretto a morire. E non è questo motivo per darmi una protezione internazionale? Non è questo per trovare nell'Italia, nell'Europa cattolica, accogliente, fraterna, dolce, amichevole, con tutte le braccia aperte, una semplice ospitalità? Allora dico grazie a questa emergenza. E quando dico questa cosa qua la gente mi sputa addosso, ma ormai ne siamo abituati. Grazie perché ci smaschera nella nostra ipocrisia. Grazie perché ci riporta a dire, forse prima di usare le parole facilmente, le parole di accoglienza, di fraternità, forse è il caso prima di pensare. Forse è il caso di riscoprire, di ritrovare nel nostro cuore, nella nostra vita, una dimensione di accoglienza, di fraternità che ci porta a sporcarci le mani. Perché riempirci la bocca è tanto, tanto, tanto facile. E ricordiamo spesso con i ragazzi le vicende e vediamo spesso sia della gente che ci contesta e molto in questo periodo, sia delle accoglienze della gente che muore in mare che delle accoglienze nei grandi centri e loro guardano queste immagini, ascoltano queste storie. E mentre loro guardano, noi spesso, invece di guardare le immagini, guardiamo i loro occhi e proviamo ad immaginarci i loro pensieri. E allora io credo che un'accoglienza umana è possibile, sì che è possibile. Un'accoglienza fraterna è possibile, sì che è possibile. Lottare accanto a loro per i loro diritti è possibile, sì che è possibile. È vero, non con i grandi numeri, è vero usando le risorse per loro, ed è vero se tu inizi a pensare assieme a loro, non al presente, perché al presente loro hanno da mangiare, loro hanno quel minimo di corso di italiano che gli basta, si sentono comunque accolti e protetti. Il loro problema è il futuro. E allora pensare assieme a loro cosa faccio e che fine faccio dopo la commissione, perché questo è il problema. Noi possiamo ragionare sulle accoglienze fatte bene, fatte male, ma in qualche maniera le persone oggi hanno una casa, un letto e un cibo. Il problema resta il dopo. Dove vanno? In strada. E noi, io ho accompagnato, non si può dire, ho assistito, questo si può dire, persone che hanno lasciato le nostre comunità per andare in Europa, e vi assicuro la scena devastante e umanamente umiliante di vedere queste persone che lasciano le auto che li hanno accompagnati, non so chi erano, per andare in stazione con la convinzione di arrivare in Svezia, in Danimarca, in Nord Europa, ad Oslo, e quando arrivano comunicano con noi e ci dicono: sono arrivato, sono salvo, senza sapere che al primo controllo, alla prima volta che la polizia magari li trova, ce li rispedisce in Italia. Ma la sensazione di essere arrivati, di aver raggiunto l'obiettivo della loro vita. E allora la cosa che stasera vorrei dire, e poi Stefano vi racconterà tante altre cose belle, è solamente questa: se avete il tempo e se avete la voglia, e se non avete il tempo e non avete la voglia, fatevela venire di sporcarvi le mani e di entrare a dare un'ora, due ore alla settimana all'interno di queste comunità, perché il contatto diretto con queste vite, con queste storie, ha il potere e la forza di cambiarvi la vita.
E i profughi o richiedenti asilo nel Veneto sono lo 0,06 della popolazione e sono nella prima pagina dei giornali ogni giorno. Questo è il potere e la forza dei poveri, che destabilizzano chi si crede potente e arrogante. Grazie.